180 minuti ok, però è chiaro, come si dice, ragioniamo partita per partita, no? Adesso abbiamo questo primo round appunto dove ci andiamo a misurare con una squadra che ha fatto molto bene nel proprio girone, una squadra tonica, fisica, dinamica, non a caso è arrivata terza, per cui una squadra che è sicuramente in palla, ha avuto due partite in meno nelle gambe che non è un dettaglio, ma noi siamo pronti, quindi niente alibi come al solito, noi ce la giochiamo alla grande, siamo una squadra forte, però è chiaro, sarà sempre quel campo a dire la sua. Nessun problema, da questo punto di vista, dal punto di vista fisico stanno tutti bene, quindi Cascatore, insomma, noti. Da questo punto di vista nessun tipo di problema. E il ballottaggio me lo porto, però stanno bene. Stanno bene, Franco è entrato benissimo l'ultima partita, Iago ha fatto una grande partita e quindi insomma abbiamo un'arma in più nel nostro arco. Ma allora dal punto di vista dell'atteggiamento credo che tutte le squadre possano migliorare perché insomma oggi nel gioco del calcio appunto se non hai questo tipo di voglia di vincere o di recuperare un risultato negativo non puoi andare da nessuna parte. E una squadra che ce l'ha ha nelle proprie corde questo tipo di discorso anche se fa della qualità probabilmente il proprio aspetto migliore. Quindi da questo punto di vista forse qualcosina concede alle altre. Però ripeto abbiamo tante qualità e se non dobbiamo dimostrare quelle. Sicuramente giocheranno giocatori che hanno partecipato nelle ultime gare con continuità, quindi da questo punto di vista sono costretto a cambiare forza maggiore per quanto riguarda Drudi per l'infortunio, però in generale ripeto andranno in campo giocatori che hanno giocato nell'ultimo periodo assolutamente. Noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di vincerla con le nostre caratteristiche dove, e le nostre qualità. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei momenti in cui subiremo, sicuramente sì, perché la squadra è forte, ma ci sono dei momenti in cui avremo noi il pallino come è successo nell'ultima partita. Abbiamo pareggiato tante partite rimontandole, ma potevamo permettere anche vincerla, l'ultima partita che abbiamo giocato, con tante occasioni abbiamo avuto. Quindi l'atteggiamento nostro non deve mai mancare, come dicevamo prima, ma dobbiamo essere più cattivi in fase realizzativa e più attenti in fase di non possesso dove abbiamo concesso troppo. Le nostre qualità non devono diventare un nostro difetto, no? Chiaramente portando molti uomini sopra palla rischiamo appunto di creare qualche difficoltà alla difesa che spesso si è trovata a difendere senza nessuno schermo, quindi questo potrebbe essere una difficoltà al di là degli interpreti, no? Perché dopo alla fine non è importante chi giochi, ma è importante quello che il ragazzo va a fare in determinato ruolo, quindi è un discorso di squadra sempre, sia quando attacchiamo facciamo bene, ma anche quando difendiamo, quindi al di là dei nomi e degli interpreti secondo me è l'atteggiamento, come dicevamo prima, che deve migliorare. Migliorare in entrambe le fasi, migliorando la fase realizzativa sì, ma anche quella di non possesso dove tutti devono dare una mano. Per me, come ti posso dire, i protagonisti sono loro, la squadra è il protagonista, non è l'allenatore, per cui se parto da questo presupposto, la squadra è il protagonista, quindi vanno ascoltati, vanno aiutati, è chiaro che comando io, è chiaro che la responsabilità è la mia e comando io, però loro non possono essere un tutt'uno con loro. Mi confronto. Confrontarsi è una parola grossa, vuol dire che comunque sia, magari se ho una scelta da fare, magari gliela comunico, questo sì, perché a volte i ragazzi a volte possono anche non capire, perché giustamente il giocatore, passami il termine, il giocatore è egoista, il giocatore pensa ovviamente a sé, a differenza dell'allenatore che giochi tu o gioco io, l'importante è che la squadra vinca, quindi questa è la differenza sostanziale che c'è tra me e loro. L'obiettivo comune è che Pescara vinca.